Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavio Azzarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici. Insegnante e scrittrice, ci parlerà del suo libro La figlia sbagliata, candidato al premio Strega, di Destino e di Respira con me. È nata a Casale Monferrato e vive in quello che può essere considerato il Piemonte Ligure. Si occupa anche di corsi di scrittura creativa. È con noi Raffaella Romagnolo. Raffaella. Buonasera, buonasera Luca, grazie per l'invito in questo bello spazio così vivace, così piacevole, ecco. Eh sì. Avrai seguito gli ultimi minuti in backstage? Sì, ho sentito, infatti, il vostro ospite mi ascoltavo molto volentieri, ecco. Sì. Andrea rientra più, sai che io mi occupo di poesia, rientra di più nel mio cantuccio. Senti, prima di tutto come va? Insomma, siamo tutti un pochino in difficoltà, ecco. Non credo che ci siano molte persone che vivono in piena serenità questo momento, anche se naturalmente cerchiamo tutti di trovare delle strategie per tenere duro, reggere, insomma, non farsi prendere dallo sconforto e aspettare, ecco, che arrivino cose che possono liberarci da questo momento veramente complicato, insomma, complicato per tutti, però naturalmente tutto il mondo. Sì, sì. Senti, la prima domanda che ti faccio è questa: quando scrivi, tu sei contentissima o soffri? La domanda sembra banale. Però no, io ho avuto scrittori che mi hanno detto soffro come una bestia e altri tipo Marco Vichi, l'ultimo che è stato con noi, ha detto io mi diverto come un matto. Sai che non è così semplice per me rispondere, perché da una parte c'è una componente, come posso dire, di sofferenza che c'è sempre, che per me significa soprattutto una sorta di costante insoddisfazione per quello che sto facendo, ecco. È molto raro che io mi senta veramente molto contenta di una pagina che ho scritto. Quindi c'è questa specie di insoddisfazione che mi porto sempre dietro. Dall'altra è anche vero che nel momento in cui però ho la sensazione che una cosa funzioni, che una pagina funzioni, a quel punto sono veramente, veramente molto felice. Devo dire, è una cosa che mi dà un grandissimo appagamento. Quindi è difficile rispondere, è più sofferenza o è più gioia? Ci sono entrambi gli elementi dentro. Sicuramente, diciamo, il mio stato d'animo di base però è quello della persona insoddisfatta, no? Che deve ancora migliorare, non funziona ancora, bisogna fare dei cambiamenti, insomma. Senti, e invece come è un po' una domanda analoga a quella che ho fatto ad Andrea per le canzoni, ma invece per i tuoi scritti, per i tuoi romanzi, per i tuoi racconti, come ti vengono in mente le idee? Ma non c'è una regola fissa. Può succedere che magari qualcuno mi racconti qualcosa e allora mi resta impresso un episodio. Può succedere che mi può succedere di vedere qualcuno e allora il personaggio mi si presenta in qualche modo in carne ed ossa, oppure, non so, nel caso della figlia sbagliata da cui hai cominciato, no? Quella volta lì mi è successa una cosa che non mi è mai più successa, effettivamente. Io all'epoca stavo già scrivendo quello che poi diventerà Destino, no? Dopo, però. E avevo cominciato, però ero all'inizio, e ho avuto un incubo. Praticamente ho sognato che
diciamo, mio padre e mia madre vivevano insieme, due pensionati da soli, no? E io ho sognato che a mio padre veniva un attacco di cuore. Ed era un sogno molto angosciante, ma più che per la, sai, i sogni hanno delle strane caratteristiche, no? Per cui magari ti angoscia più una cosa rispetto a un'altra senza senso. La vera fonte di angoscia non era quello che nel sogno succedeva a mio padre, ma il fatto che mia madre non mi dicesse nulla. Quindi mi sono svegliata in un bagno di sudore, era veramente una cosa terribile, un incubo orribile. E poi vabbè, sai cosa, come succede, no? Quando uno si sveglia così, pian piano si calma, e poi dicevo, beh, però, che storia! E la figlia sbagliata in effetti comincia così, con una coppia di pensionati in cui a lui viene un attacco di cuore, rimane lì proprio al tavolo di cucina mentre sta facendo le parole crociate. E la moglie di per lì non se ne accorge, dopodiché però, insomma, un po' di cose, se ne accorge e non fa quello che ti aspetti, cioè non avverte i figli, non avverte i vicini, non chiama il 118, prepara il sonnifero per sé, per lui, come fa tutte le sere, va a dormire, il mattino dopo siamo di nuovo lì in questa cucina da incubo, effettivamente. E quindi, quando ho avuto questo incubo, effettivamente ho mollato quello che stavo scrivendo perché mi sembrava che fosse una buonissima storia quella che mi era venuta in mente attraverso i cunicoli dell'inconscio, però devo dire, non mi è mai più capitato. Senti, perché mi spieghi la copertina della figlia sbagliata, che è particolare. Flavio, ce l'hai mica? Ero preparata. È impreparata. È impreparata. Vede? Sì. C'è un rebus, no? Ma un po' c'è il richiamo al fatto che il protagonista maschile, appunto, questo che subito nelle prime cinque righe ha un attacco di cuore e che però resta in scena per tutto il libro, sostanzialmente è un appassionato di parole crociate, quindi c'è un richiamo nello stile, no? Dei rebus, delle parole crociate. Proprio tipico della settimana enigmistica. E poi per il resto, effettivamente il romanzo è un rebus, perché tu leggendo devi capire la logica che porta questa donna, la protagonista, a scegliere di non fare le cose, tra virgolette, normali quando il marito, dopo 43 anni di matrimonio, ti muore in cucina, insomma. C'è una logica, c'è una motivazione, ma il lettore la scopre piano piano. Quindi è effettivamente un rebus da sciogliere il libro. Ok, senti, quali sono le fasi per te, perché variano da persona a persona, della stesura di un romanzo? Ma allora, sicuramente ho una parte di documentazione che può essere più o meno estesa, molto estesa nel caso dei romanzi storici, cioè laddove devo andare a ricostruirmi anche un intorno, un'enciclopedia, direbbe Eco, di quello che c'era intorno alla vicenda, e che se, naturalmente, se scrivi un romanzo contemporaneo è abbastanza chiara, ecco, non hai bisogno di fare grosse ricerche per capire, soprattutto se lo ambienti in una, come dire, in un'ambientazione che tu conosci. Certo, se lo ambienti in un luogo dove non sei mai stato, ti dovrai pure documentare lì. Quindi c'è questa parte di documentazione più o meno importante a seconda del set che tu scegli. E poi c'è, perlomeno da parte mia, e non diciamo più o meno esteso, una parte proprio di progettazione, cioè quando comincio proprio a scrivere io devo sapere dove sto andando, ecco, non scrivo in maniera troppo istintiva da questo punto di vista, ho bisogno di avere un quadro della situazione, anche se sono pronta a rivederlo poi in corso d'opera, devo dire. E poi c'è la scrittura vera e propria. Devo dire che questi tre elementi però,
non sono necessariamente nell'ordine in cui te lo esposti. Sicuramente la parte di documentazione è una parte iniziale, ma spesso le cose poi si mescolano, cioè magari interrompo la scrittura perché ho bisogno di un supplemento di documentazione, oppure ho bisogno di rivedere la traccia che mi sono costruita, quindi le cose vanno poi un po' insieme. E la parte forse per me comunque più impegnativa, proprio più faticosa, anche, che richiede maggiore concentrazione, in cui ho bisogno di avere tante ore a disposizione, è la parte proprio di scrittura. Mentre invece le altre due fasi riesco a gestirle anche in momenti in cui ho anche molte altre cose da fare, insomma. Spero di averti risposto. Sì, sì. Mi hai risposto benissimo. E a proposito di stesura del romanzo, come costruisci tu, se le costruisci, lo so, io lo so, le schede dei personaggi? Ma allora, anche lì, questo lo dicono credo un po' tutti gli scrittori, hai bisogno di conoscere dei tuoi personaggi molto di più di quello che poi andrà nel libro, cioè devi entrare molto in confidenza con loro, devi avere ben chiara la loro storia, la loro biografia, indipendentemente dal pezzo che interessa a te per la storia che stai raccontando. E quindi scrivo tutte delle parti, diciamo così, che poi so già che non andranno nel libro, ma l'atto stesso di buttare giù delle sorte di ritratti o di biografie dei miei personaggi mi aiuta a entrare nella scrittura vera e propria, insomma. Tu, questo lo so davvero invece, tu sei una buona lettrice di libri, perché io credo che uno scrittore debba leggere anche tanto. Per forza, insomma, no? È per contratto che bisogna leggere. Sì, poi sai cosa c'è? Te lo dico da insegnante di lettere a insegnante di lettere. Lo sai che forse quelli che leggono di meno sono gli insegnanti di lettere. Ma sai che a volte ce l'ho un po' quel sospetto, però non lo voglio manifestare troppo. No, io lo dico. No, non è che leggano di meno, leggono tanto, ma sempre le stesse cose. Io a volte quando vedo magari le liste di lettura che girano anche in rete dei libri consigliati ai ragazzi, dico, ma insomma, sono sempre un po' gli stessi, ecco. Non, ho la sensazione che sono quelli che poi si studiavano anche all'università. Questa è un po' la mia sensazione, ecco, che, come dire, poi siamo sempre lì. Spesso diciamo, e non è solo un problema della scuola, è un problema un po' generalizzato, lo scrittore buono è lo scrittore morto sostanzialmente, cioè quello che in qualche modo non sta lavorando sulla scrittura, ma in cui il tempo ha sancito già la sua grandezza e la sua, in qualche modo, capacità di raccontare l'umano, di entrare in contatto con l'umano. E è una prospettiva però che, per quanto molto diffusa, è ovviamente limitante, perché è non necessariamente il modo migliore per arrivare a nuovi lettori, per costruire nuovi lettori. Cioè non si nasce lettore. Chiedi perché casa editrice ha scritto La figlia sbagliata. Caroline Borelli chiede perché casa editrice ha scritto La figlia sbagliata. La figlia sbagliata è uscito nel 2015, ed è uscito per Frassinelli. Mm-hmm. Bello. Senti, invece, a proposito di libri di altri, io invece sono curioso di sapere da te quali siano le eccellenze al femminile, a parte te, in Italia. Tu parli di scrittrici italiane, ma scusami, però posso contestare la domanda? Non c'è mica un genere nell'eccellenza di scrittura. No, non è quello, è vero. Non è bello contestare la domanda, però... Oh, va bene, ma non è un problema. No, no. Non posso dire sia maschi che femmine. Sì, sì, sì. Perché non esiste il genere di scrittrici, esiste solo la scrittura buona o meno buona, insomma. Ok, va bene, va bene. Va bene. Dai. Mi lasci questa licenza? Ti lascio la licenza. Allora, vediamo, non so fare una classifica e francamente... No, classifica no. Dei libri siamo che consiglio. Siamo d'accordo che le classifiche non ci interessano, ok? Anche perché non è possibile paragonare romanzi. Io ti posso dire, da lettrice,
quali sono gli ultimi romanzi italiani che mi hanno molto convinto, ecco. E quindi vado anche un po' in ordine di tempo sulle mie ultime letture. Un libro, un romanzo bellissimo che consiglio veramente di leggere a tutti è di Piera Ventre, Sette opere di misericordia. L'ha pubblicato Neri Pozza, eravamo in pieno lockdown, nella prima ondata, ed è un libro straordinario. Piera Ventre ha una scrittura e una capacità in questo caso di costruire anche una struttura, oltre che alla scrittura, veramente invidiabile. Racconta la storia di una famiglia napoletana, diciamo siamo nei primi anni Ottanta, facendo perno sul ragazzino più piccolo all'interno di questa famiglia, che si racconta di tutti gli appartenenti a questa famiglia, ma insomma forse il personaggio più a fuoco è proprio questo ragazzino, e sono le settimane, i mesi, i periodi degli anni Ottanta, in cui il momento in cui, se diciamo, chi è un po' meno giovane si ricorderà, Alfredino Rampi finì nel pozzo artesiano. Quindi questo è, diciamo, il contesto, se vuoi, che Piera Ventre va a esplorare, lo fa attraverso la vita di questa famiglia napoletana, con una lingua smagliante, smagliante proprio. Veramente un gran bel libro. E poi sempre che ho letto di recente, e non sono però cose nuove, ma mi hanno molto convinto. Sia anche qui, sia per la struttura, io amo i romanzi di struttura, cioè non, ho bisogno di sentire che c'è un lavoro di costruzione, che vengo portata dentro un labirinto oppure in una struttura costruita. Entrambi i romanzi di struttura e di scrittura, quindi con un controllo della lingua eccellente, sono Lacci di Domenico Starnone. Libro non nuovo, so che anche hanno fatto un film, ma non sono amante delle riduzioni cinematografiche. È bellissimo, straordinario. È apparentemente una storia banale, perché è la storia di un tradimento. Un uomo tradisce la moglie, si allontana dalla famiglia in cui ci sono due figli per un periodo, poi rientra nella famiglia. Questo è il contesto, però viene raccontato attraverso le voci e le impressioni dei vari soggetti che fanno parte di questa famiglia in un modo veramente straordinario. E Masternone obiettivamente veramente bravo, bravo, bravo. E poi ancora lettura recente, anche se il libro non è recente, ma io ci sono arrivata tardi, è l'ultimo arrivato di Marco Balzano, che ha preso il Campiello nel 2015, che è una gran bella storia. Storia di un ragazzino siciliano che emigra giovanissimo e praticamente da solo negli anni 50, arriva a Milano, e, insomma, molto bello, anche questo romanzo di struttura e di lingua, molto bello. Quali sono i tuoi punti di riferimento letterario? Allora, ce ne sono tanti, Luca, proprio tanti. Allora, ne scelgo qualcuno, poi si va liberamente in questo senso. A me piace moltissimo Gabriel García Márquez. Mi piacciono i romanzi dove c'è la gioia proprio del narrare. C'è una felicità narrativa leggendo García Márquez che è molto rara e che per me rimane un modello. In più ha un modo di trattare alcuni elementi tecnici come la gestione del tempo nei romanzi, cioè che non smette mai di stupirmi, cioè io non farei che studiarlo. Poi anche altri, naturalmente, gli italiani, per me il romanzo perfetto è Una questione privata di Beppe Fenoglio, cioè proprio il romanzo perfetto per me. Perché ha tutto, ha la lingua, la struttura, è appassionante, va al punto, è magnifico. E poi mi piacciono anche, naturalmente, altri, cioè, siamo tutti figli del
dei grandi scrittori americani adesso, per cui non so, una scrittrice che adoro, Elizabeth Strout, che di niente costruisce delle cose, di niente nel senso di piccoli episodi, fa delle vere cattedrali narrative, secondo me, quindi mi piace moltissimo. E poi ecco, c'è da dire una cosa, che a seconda della storia che sto scrivendo mi cerco dei riferimenti, cioè ho bisogno, quando ho un romanzo nuovo da scrivere, ho bisogno di trovare come dei modelli, e mi aiuta a entrare nella mia storia e sentire la voce degli altri, e non sono necessariamente sempre gli stessi, anche se devo dire che García Márquez sul mio tavolo c'è quasi sempre, ecco. Alessio Anelli dice: consiglio l'inedito di Simone de Beauvoir, Le Inseparabili, una storia già raccontata in memoria di una ragazza per bene. Ah, va bene, accolgo molto volentieri questo suggerimento. Bene, bene, bene. Senti, io ti ho conosciuto in una circostanza particolare. È vero? A un corso di scrittura creativa. Come si sono evoluti i corsi di scrittura creativa da quando ci siamo incontrati? Sì, era qualche anno fa, ma no, allora, non so esattamente rispondere, perché io lo faccio in modo molto sporadico, ogni tanto capitano le condizioni e magari allora costruisco qualche lezione di scrittura, non è per me un'attività, come dire, ricorrente e regolare. Certo, quando lo faccio è sempre, come dire, molto nutriente, perché è un'attività che mi obbliga a rivedere ciò che faccio e a tradurre, a dare a ciò che faccio una veste trasmissibile. Quindi mi obbliga a studiare e a studiarmi anche, a studiare scrittori e a studiarmi per poter entrare in relazione con chi desidera avvicinarsi a questo. Poi naturalmente, come dire, io sono convinta che la miglior scuola sia non leggere, ma studiare quello che fanno gli scrittori che ami, quindi entrare in quell'ottica. Quindi anche nel momento in cui sono io a fare da docente in un corso di scrittura, quello è ciò che cerco di trasmettere, quindi lavoro sui testi di altri scrittori cercando di mostrare quelli che sono i trucchi, le strategie, le caratteristiche del loro lavoro, sperando che queste siano delle risposte alle domande di chi scrive. Poi vedo, negli anni devo dire che c'è un'offerta di corsi di scrittura che ogni tanto mi sgomenta, nel senso che ho la sensazione che dovremmo avere molti, ma molti più lettori in Italia, visto che ci sono tutti questi corsi di scrittura. A volte sono un po', ecco, sgomentata dalla quantità. Allora, mi dici in cinque parole il mio romanzo, La Masnà? Ah, beh, è il battesimo. No, veramente è stato un romanzo decisivo nella mia vita, nel senso che è lì che io ho capito cosa volevo fare da grande, scrivendolo, perché avevo scritto veramente un romanzetto, anche proprio era molto piccolo, che era un giallo di provincia, che era stato pubblicato ed era stato anche fortunato, era stato notato, come si dice, no? Ed era stato pubblicato da un editore genovese, che erano i fratelli Frilli. E siccome appunto è stato un libro fortunato, è stato notato, io ho poi ricevuto una proposta editoriale da un editore nazionale. E a quel punto mi sono veramente chiesta, ma tu veramente cosa vuoi scrivere? C'era un'occasione buona, diciamo. Vuoi davvero scrivere gialli? Ti interessa questo? Vuoi fare altro? E La Masnà è stata la risposta, quindi non un libro giallo assolutamente, ma una storia familiare, una saga familiare, come dicono gli addetti ai lavori, no? Gli editoriali la etichetterebbero così. Io all'epoca non mi era così chiaro cosa volevo fare, però un romanzo storico che affrontava temi importanti, quali
insomma, quali sono quelli del libro, quindi la storia di tre donne, nonna, figlia e nipote, che attraversano gran parte del Novecento. E dicevo che per me è stato lì che ho capito cosa volevo fare da grande, anzi poi mi ricordo anche esattamente il momento, perché stavo concludendo il primo capitolo e mi sono resa conto che io volevo, ma anche un po' dovevo fare quello nella vita. Quindi io sono affezionatissima a questo libro, anche se a distanza di tempo poi lo trovo pieno di difetti, ecco. Anche se regge, nel senso che è stato ancora ripubblicato quest'anno in una collana di quelle, sai, quando escono quei giornali. Quindi regge, però io al momento lo trovo pieno di difetti, ma sono tanto affezionata, ecco. Ma allora, tu hai un destino, come dice il tuo romanzo, e i tuoi libri siano tradotti in tante lingue. Parlaci un po'. Queste traduzioni sono anche sono tradimenti o sono rapporti legittimi? Ecco. Allora, intanto diciamo che il libro più tradotto è stato comunque Destino, che è uscito nel 2018 e che è quello che ha avuto più traduzioni, e in parte le sta ancora avendo perché il Covid non ha aiutato, ha rallentato una serie di progetti, quindi alcune sono in uscita ma non sono ancora uscite. E poi no, anche la Masnà per esempio aveva avuto una traduzione in francese, poi La figlia sbagliata in modo assolutamente per me sorprendente è stato tradotto in arabo, quindi ci sono delle cose strane. È chiaro che non ho la competenza sulle traduzioni per capire quanto siano state fedeli, però devo dire che è bellissimo lavorare coi traduttori, e lavorando coi traduttori che poi magari ti scrivono, ti chiedono chiarimenti, eccetera, ti rendi anche conto del grande lavoro che fanno. Quindi io penso che non sia stato assolutamente un tradimento. La cosa poi, come dire, che per me è ancora molto emozionante è l'idea che storie che io comunque ho sempre percepito e anche costruito come storie molto italiane, molto legate anche a un vissuto che conosco, no? Benché non siano autobiografiche, però un vissuto anche territoriale che conosco, abbiano avuto la possibilità invece di parlare a persone che sono lontanissime da questo tipo di esperienze. Questo per me è molto emozionante, devo dire. Senti, un'ultima domanda. Il tempo è volato via, è stato piacevolissimo, ma lo sapevo, chiacchierare con te. Quali sono i tuoi progetti futuri? Ma allora, adesso sto chiudendo la fase di editing, quindi la fase di revisione finale di un romanzo che, diciamo, Covid permettendo, quindi se i piani vengono rispettati, dovrebbe uscire a fine marzo per Mondadori, e sarà di nuovo un romanzo storico come è stato Destino, anzi in parte ci sono anche dei personaggi comuni, non è collegato del tutto, ma insomma ci sono delle cose, sono dei collegamenti, e saremo questa volta a vedere ciò che accade nel nostro paese e molto a Genova, tra l'unità d'Italia e la prima guerra mondiale, quindi roba di Garibaldini, insomma, vabbè. Poi magari se avremo occasione ti racconterò proprio nel dettaglio. Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate All'ora di Amadeus, tutto attaccato senza apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0. Arrivederci al prossimo podcast.